Per tutti è la città di Al-Qaeda. I terroristi dicevano: se tuo figlio entra nella polizia, ammazziamo tutta la famiglia. Il mercato era un lago di sangue. Come finirà la resa dei conti tra gli americani e gli insorti iracheni? Ci sparavano con armi più potenti e più precise. Un attimo e sentiamo uomo colpito. Li sentivo alla radio dire che avevano morti e feriti. Questa è la battaglia di Tal Afar. Questa ricostruzione di un drammatico episodio della guerra in Iraq è basata sulle testimonianze dei militari americani che vi hanno preso parte. Maggio 2005. Il terzo reggimento di cavalleria corazzata statunitense, supportato da truppe regolari irachene, arriva a Tal Afar. Il leader di Al-Qaeda in Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, è ancora vivo e controlla la città. Per le truppe americane, Tal Afar è la città di Al-Qaeda. Il terzo ACR, come è chiamato in gergo, ha il compito di porre fine a questa situazione. Era una base perfetta per al-Zarqawi. Poteva accedere rapidamente ai suoi canali di rifornimento in Siria e se era importante per lui, lo era altrettanto per noi. Dovevamo impedire che continuasse a terrorizzare la popolazione locale. Il 7 giugno, il terzo ACR lancia un'operazione su vasta scala. L'intelligence ci aveva segnalato 30 pericolosi ricercati in quello che era il quartiere peggiore della città. L'intelligence ci aveva segnalato esattamente dove vivevano. L'operazione richiedeva dei raid simultanei. I soldati usano esplosivi, raffiche di mitra e martelli pneumatici per sfondare le porte e cercare gli insorti. Quando abbiamo fatto irruzione erano increduli. Ci guardavano con gli occhi spalancati. Le donne e i bambini, quando capiscono che siamo lì per gli uomini, iniziano ad agitarsi. Provi a separarli. Dici all'interprete di spiegare cosa succede e cerchi di usare moderazione. Le informazioni erano così precise che in poche ore ne abbiamo catturati 26 su 30. Nonostante l'iniziale successo, la missione del terzo ACR è tutt'altro che finita. In realtà, è solo l'inizio di un'operazione articolata contro centinaia di uomini di Al-Qaeda attivi in città. Tal Afar ha una posizione strategica in Iraq. Posta a soli 65 km dal confine con la Siria, è la base operativa per i combattenti stranieri che entrano nel paese. I suoi quartieri sono il covo degli insorti. La tattica del terzo ACR prevede pattugliamenti armati delle strade e sui tetti delle case, coordinati con raid nei nascondigli dei sospetti terroristi. Ogni casa e edificio della città sarà perquisito. A Tal Afar la posta in gioco per gli americani è alta. Nelle recenti elezioni l'affluenza qui è stata la seconda più bassa di tutto l'Iraq, grazie alla campagna di intimidazioni condotta da Al-Qaeda. Nuove elezioni sono fissate per il 15 ottobre, ma tutto fa pensare che la paura
terrà ancora a casa i cittadini di Tal Afar. . 7 giugno. I raid continuano. Il sergente Gary Villalobos, il tenente colonnello Terrence Crow e una ventina di soldati iracheni setacciano una delle strette stradine di Tal Afar in cerca di insorti. Il tenente colonnello Crow era vicino alla testa del plotone, con gli iracheni sull'altro lato della strada. Io ero quasi in coda. All'improvviso, Crow è colpito. L'unità è finita dritta in un'imboscata. Nell'operazione contro gli insorti nascosti a Tal Afar, un ufficiale americano è colpito da un cecchino. Ho visto due soldati trascinare il tenente colonnello Crow. Una persona con l'armamento di ordinanza pesa parecchio. Così l'hanno lasciato e sono corsi a mettersi al riparo. Sotto il fuoco nemico, gran parte dei soldati iracheni si ritirano, ma due restano con Villalobos. Ora è fondamentale allontanare Crow dalla linea del fuoco e prestargli le cure necessarie. Cercavo di comunicare e sparare allo stesso tempo. Ovviamente non miravo, cercavo solo di rispondere al fuoco mentre parlavo alla radio. In risposta alle richieste di aiuto di Villalobos, vengono inviati due veicoli corazzati Bradley. Nel frattempo, Villalobos e i due soldati iracheni cercano di portare al sicuro Crow. Ho provato due volte a fare un paio di passi, ma subito sono dovuto tornare indietro. Il loro fuoco era superiore. Ho tirato fuori la granata, l'unica che avevo. Quando l'ho lanciata, temevo di non riuscire a mandarla a 25-30 metri con tutto l'equipaggiamento che mi impediva i movimenti. Ma era l'unica speranza per neutralizzare gli insorti. Qualche attimo dopo arrivano i Bradley. Crow viene caricato su uno dei due mezzi e portato via. In strada, la battaglia dura diverse ore. Alla fine si contano numerosi guerriglieri uccisi e altrettanti catturati. Ma molti combattenti bene armati si nascondono nel labirinto della città vecchia di Tal Afar. Il punto di forza del nemico è la capacità di nascondersi tra la popolazione. E lo fa sfruttando la paura. I terroristi tengono in ostaggio gli abitanti nei quartieri, nelle loro stesse case. Le operazioni del 7 giugno fanno capire che per liberare Tal Afar ci vorrà molto tempo e il prezzo da pagare sarà alto. Il tenente colonnello Terrence Crow è la prima vittima americana. Quando finalmente siamo tornati al campo base, eravamo tutti stremati, io per primo. Quando abbiamo saputo che il tenente colonnello Crow era morto, è stato un pugno allo stomaco. Quando era a terra, così vicino a me, continuavo a pensare a cosa fare. Ma gli insorti erano vicinissimi. Sicuramente, se qualcuno fosse uscito, sarebbe stato ucciso. La battaglia di Tal Afar si trasforma in una serie di cruenti raid nel territorio controllato da Al-Qaeda. Il 25 giugno entra in scena un'unità speciale di 30 uomini,
la Green Troop, Blue Dragoons. We're out on a patrol. We're gonna go look at some areas. We got Freddy here. Le incursioni partono da un forte ottomano del XVI secolo, trasformato in base operativa dagli alleati. Per tutti è il castello. La mattina del 25 giugno dovevamo pattugliare a piedi un quartiere orientale di Talafar, il distretto di Sarai. Il protone americano deve verificare la presenza di nascondigli di armi nella zona. Procedevamo alla ricerca di questi nascondigli per ridurli, come si dice in gergo militare. In pratica per distruggerli o requisire le armi. Il tiratore scelto dell'unità, sergente Ryan Sowers, prende posizione in cima al castello, da dove potrà neutralizzare qualsiasi minaccia prima ancora che i suoi compagni la vedano. La pattuglia attraversa una specie di canyon, che qui chiamano Wadi, supera un piccolo cimitero ed entra nel distretto di Sarai. Ci hanno detto di andare casa per casa, di parlare con la gente e cercare di farci un'idea del quartiere. In una missione così è facile ritrovarsi nei guai. Stringi il fucile così forte che senti pulsare anche la punta delle dita. Un attimo prima ci sono bambini che giocano, anziani e gente che fa la spesa. Un attimo e tutti spariscono e capisci subito che significa. Nel giro di 30 secondi ci siamo ritrovati sotto il fuoco nemico. Abbiamo subito cominciato a dividerci. Mi sono riparato dietro un muro. Avevo tre uomini a tre angoli di quell'incrocio. Io ero vicino al cimitero. A un tratto, uno del mio plotone si è mosso verso il punto da cui sembrava che provenisse il fuoco. Abbiamo lanciato una granata. Dopo che è esplosa, abbiamo sfondato la porta e siamo entrati. E lì abbiamo visto il primo guerrigliero ferito. Non era giovane, doveva avere intorno ai 50 anni. Non sembrava neanche un combattente. Gli ho prestato io le prime cure perché ero tra quelli che l'avevano preso. Volevo che i ragazzi si concentrassero a trovare le armi con cui ci aveva sparato. I soldati trovano un vero arsenale nella casa. È la prova che si tratta di un covo degli insorti. Per controllare la zona dall'alto, gli americani salgono sul tetto della casa. Improvvisamente, si ritrovano al centro del fuoco nemico. Mi sono sporto dal muretto dietro il quale mi nascondevo e ho visto uno scappare con un Kalashnikov. L'ho visto correre per il cortile e cominciare a sparare verso il sergente Malone. Ho subito preso una granata e l'ho tirata nel cortile. Eravamo sotto il fuoco di un cecchino in posizione privilegiata, a circa 200 metri da noi, verso est. Dal cielo, gli elicotteri Kiowa seguono l'escalation dei combattimenti. Eravamo in volo per supporto e ricognizione e gli spari si sentivano sempre più forti durante le comunicazioni. Erano sotto un fuoco molto intenso.
Ricevevo comunicazioni dai Kiowa, gli elicotteri che ci volavano sopra. Ci dicevano che eravamo circondati. Era chiaro che il nemico cercava di chiuderli, approfittando del fatto che erano appiedati. Si è continuato a sparare per circa un'ora. Ci sparavano con armi sempre più grosse e sempre più precise. Gruppi numerosi si muovevano in direzione della battaglia e non era un buon segno. L'unità Grim Troop ha trovato il nascondiglio delle armi, ma non può rimuoverle. I soldati sono circondati dagli insorti e stanno per essere sopraffatti. Il comandante ordina il ritiro, anche se questo significa lasciarsi dietro il grosso delle armi. Si cerca di portare via il guerrigliero ferito. Diversi mezzi corazzati Bradley convergono verso il plotone circondato per evacuarlo. Dall'alto, gli elicotteri li aiutano ad orientarsi nel labirinto di Talafar. Un Bradley si ferma esattamente al centro dell'incrocio. Non hanno fatto altro che piazzare 24 tonnellate di acciaio tra i cattivi e i buoni. Era un enorme vantaggio. Ci dava uno spazio sicuro dove evacuare il nemico ferito e forniva una barriera corazzata ai soldati che uscivano dalla casa. Arriva un secondo Bradley per evacuare la squadra assediata. Ma il nemico si avvicina. Erano a un isolato di distanza e sparavano dai tetti. Il fuoco arrivava da ogni parte. Dalla cima del castello, il sergente Sowers può mirare a diversi guerriglieri, tirando ogni volta a colpo sicuro. Il sergente Sowers era lassù e con il suo fuoco ci copriva. Anche due elicotteri Kiowa si uniscono al fuoco. A quel punto ci hanno detto di passare sparando a raffica per allentare la pressione e liberarli. La nostra preoccupazione numero uno prima di aprire il fuoco era dire ai ragazzi dove siete dislocati. Ci avevano fornito delle mappe in cui ogni edificio era numerato, per cui bastava che dicessi sono nell'edificio Alfa 1, ad esempio. Era uno scambio continuo. Guardavamo le mappe e cercavamo di capire dove fossero esattamente. Chiedevo se c'era campo libero. Avevo la bocca asciutta. Era la prima volta che usavo gli armamenti pesanti in combattimento. Le mitragliatrici e i lanciarazzi dei Kiowa scatenano una pioggia di fuoco sugli insorti. Il fuoco amico impedisce ai soldati americani di trovare rifugio nei Bradley fermi in strada. Si decide comunque di tentare la sortita. Siamo usciti tutti insieme. Avevamo il prigioniero ferito ed eravamo sotto una pioggia di fuoco. Era incessante. The
Uno dei Bradley era posizionato esattamente al centro dell'incrocio e si prendeva tutti i colpi. Sentivi le pallottole che rimbalzavano mentre stavi all'interno del Bradley. Ci sparavano da ogni direzione. Cercavamo di portare dentro il prigioniero, legato alla barella. Poi siamo tutti corsi al coperto. In questi casi vorresti solo pensare a te e ai tuoi amici, non ad uno che ha tentato di farti fuori. Il prigioniero ferito, sulla barella, segnalava la nostra posizione ai suoi, dicendo: «Sono qui». Il sergente Malone, con un paio di uomini, cercava di rispondere al fuoco. All'inizio non vedevo niente. Poi ho sentito un leggero bruciore e ho capito. Ho guardato giù verso il piede e ho visto il buco nello scarpone. Il proiettile era entrato da lì. Ho detto: «Mi hanno colpito». Ho sentito Bradfield dire: «Hanno colpito il sergente Malone». Tutti ripetevano: «Hanno colpito il sergente Malone». Subito sono corso da lui insieme a Bradfield. Mi dicevano: «Ti teniamo, sergente, non ti lasciamo qui a morire». Mi hanno riportato sul Bradley e ho salvato la pelle. Via radio ci comunicavano che c'era un'eliambulanza in arrivo. Sapevo che l'avrebbero aiutato. I Bradley portano al sicuro diversi uomini, ma altri restano sotto il fuoco. L'unica via d'uscita è una rischiosa ritirata lungo il Wadi fino al castello. Ma è indispensabile la copertura dei Kiowa. Dovevano ripiegare lungo il Wadi, un'area vasta e scoperta, che poteva diventare una trappola per gli uomini a terra. Abbiamo detto a quelli della Green Blue: «Ora apriamo il fuoco e vi sgombriamo il campo». Siamo passati una seconda volta, sparando a raffica su tutta l'area. Il resto della Green Blue ha potuto attraversare il Wadi arrivando al castello. Per loro la guerra continuava. Salvi per il rotto della cuffia. Ma il braccio di ferro tra gli americani e i combattenti di Al-Qaeda è appena cominciato. Luglio 2005. In Iraq mancano poco più di 3 mesi alle elezioni e la presenza di Al-Qaeda è ancora forte a Tal Afar. Lo squadrone Sabre del 3° Cavalleria Corazzata americano continua le operazioni nel distretto di Sarai. La missione entra in una nuova fase. L'intelligence ha localizzato un deposito di armi e mezzi degli insorti. Prima di attaccarlo, le unità devono mettere in sicurezza una scuola di 2 piani che si affaccia sul covo da bonificare e piazzarvi sopra dei tiratori scelti. Ancora una volta, i veicoli corazzati Bradley aprono la strada. Abbiamo puntato sulla scuola e con un paio di Bradley abbiamo aperto una breccia nel muro. Attraverso la breccia hanno raggiunto l'altra parte, fino alla porta della scuola. Una volta entrati, una squadra ha preso il controllo dell'ala sinistra. Io e i miei siamo andati a destra e siamo entrati nella prima stanza. Una volta dentro, i militari sentono degli spari arrivare dall'alto. Io e un paio di uomini ci siamo detti: «Saliamo su per le scale e vediamo di farli stare un po' zitti».
Abbiamo fatto la seconda rampa di scale. Lo specialista Obi Bradfield guida la squadra che sta salendo le scale della scuola. Una raffica di colpi ha investito la scala. Un attimo e si è scatenato l'inferno. L'istante dopo abbiamo sentito uomo a terra. Il soldato Bradfield era stato colpito proprio al collo. Un'altra imboscata. In un attimo tutto cambia. Ora la priorità è stabilizzare e portare via il soldato Obi Bradfield. Alcuni si occupavano di Bradfield, gli altri cercavano di prendere il controllo della strada. E sempre sotto il fuoco nemico. I nostri si erano dislocati su tutto l'edificio e sparavano dalle finestre. Gli americani scatenano un fuoco di sbarramento mentre Bradfield viene evacuato sull'M113, adibito al trasporto dei feriti. Ho pensato, va bene, è ferito, non so quanto sia grave, ma l'abbiamo recuperato e lo porteranno dove riceverà delle cure. Ora devo concentrarmi, ho altri 11 uomini dentro. Tutti hanno cominciato a ripiegare dalla scuola. Dovevamo uscire e tornare sui mezzi. Il primo ufficiale medico, sergente Thomas Scott, sale sull'M113 per assistere il ferito. A meno di un chilometro da lì, un elicottero Black Hawk attende per trasportare il soldato Bradfield. Un attimo dopo abbiamo sentito un boato. Ci siamo detti, che cos'è? Un veicolo era stato colpito, ma non capivo quale. C'erano troppo fumo e detriti. Appena il fumo si solleva, la realtà diventa drammaticamente chiara. Gli insorti hanno fatto esplodere una bomba al passaggio dell'M113, che si è ribaltato. Scott e Bradfield sono dentro. Ora eravamo in grossi guai. Avevano colpito il mezzo adibito al trasporto feriti. Così, invece di un solo ferito, ne avevamo altri. Il pilota del mezzo, il 26enne soldato scelto Eric Woods, muore sul colpo. Gli altri si sforzano disperatamente di estrarre il soldato Bradfield dalle lamiere. Poi trovano l'ufficiale medico, il sergente Scott. Diceva, non sento più la gamba. Poi ha detto, cos'è successo? E io, mentendo, gli ho risposto, ha una gamba rotta, ma la gamba era attaccata solo per un lembo di pelle. La missione non va secondo i piani. Ma il terzo ACR riesce ugualmente a recuperare un grosso quantitativo di armi prima di tornare alla base. Il bilancio per il nemico è tra i 20 e i 30 morti. Una volta rientrati, ricevono la brutta notizia. Lo specialista Obi Bradfield è morto durante il trasporto alla base. Nonostante la perdita di due uomini e il parziale fallimento dell'irruzione nella scuola, gli ordini per lo squadrone Sabre non cambiano. L'unità continua ad effettuare incursioni nel distretto di Sarai, diventata la roccaforte di Al-Zarqawi a Tal Afar. La morsa di Al-Qaeda inizia ad allentarsi. Gli abbiamo inflitto dei duri colpi in quel quartiere, così hanno cercato di spostare i combattimenti nella parte ovest della città. Al-Qaeda è stata ferita, ma resta pericolosa. Mentre i combattenti lasciano il distretto di Sarai, spostandosi verso quello di Qadasiyah, lo squadrone Tiger del terzo ACR avanza,
appoggiato da unità irachene per sbarrare loro la strada. È un'offensiva decisiva, ribattezzata Operazione Restoring Rights. Siamo a sole 6 settimane dalla data fissata per le elezioni. Il piano era di isolare un'area del quartiere di Qadasiyah nella parte ovest di Tal Afar. Così avremmo potuto inviare delle unità appiedate a perlustrare il terreno, per iniziare le attività di ricognizione e perquisizione casa per casa, cortile per cortile. Nelle stradine laterali di Qadasiyah, il sergente Ralph Cole guida un'unità congiunta iracheno-americana alla ricerca di armi. Inoltre si sospetta che ci sia un cecchino in zona. Si segue la stessa tattica impiegata a Sarai. Si sfonda la porta, si fa entrare l'unità e si prende possesso dell'intera abitazione. Il cuore batte a mille. Lo senti attraverso il giubbotto antiproiettile e le protezioni. Tutto il corpo sembra pulsare. Seguivamo l'operazione restando in contatto radio e monitorandola costantemente. Dal cielo, i piloti del Kiowa possono localizzare qualsiasi minaccia a terra. C'era un cecchino attivo nell'area. Era anche molto preciso e stava creando alle forze della coalizione iracheni e americani parecchi problemi. Non si riusciva a trovarlo. Il cecchino presente nel quartiere ha già ucciso 2 soldati americani. Nel tentativo di avvistarlo, 2 soldati iracheni si arrampicano sulla torre di una cisterna, la costruzione più alta di Tal Afar. Erano 2 reclute e hanno deciso autonomamente di salire, senza consultarci, per guadagnare un punto di osservazione privilegiato. È stato un terribile errore. Ho sentito via radio che erano stati colpiti. Bisogna recuperare i 2 iracheni. Ma con il cecchino nemico che tiene sotto tiro la torre, salire lassù è un suicidio. A quel punto mi è venuto in mente che il reggimento ha una dotazione speciale, anche se raramente viene utilizzata. È un dispositivo chiamato generatore di fumo. Si tratta di veicoli cingolati che semplicemente producono nuvole di fumo, bruciando nebbia d'olio. Li abbiamo disposti in posizione e subito hanno cominciato a buttar fuori le più belle nuvole di fumo bianco che avessi mai visto. Una volta creata la cortina fumogena, ho chiamato il mio comandante e ho detto: comunicate alla compagnia irachena di mandare degli uomini sulla torre ed evacuare i loro soldati. Per tutta risposta mi ha detto: si rifiutano. Allora la mia risposta, dopo un attimo di riflessione, è stata: se aspettiamo che faccia buio, considerando che abbiamo il fumo, quindi sommando l'oscurità alle altre condizioni, andranno a prendere i loro uomini sulla torre. La sua risposta è stata: in nessun caso gli iracheni saliranno sulla torre per evacuare i loro soldati. Check for wires. Nel frattempo, ad alcuni isolati dalla torre, il sergente Cole e i suoi salgono sul tetto di una casa per individuare e neutralizzare il cecchino. Lì, uno degli ufficiali iracheni finalmente avvista il nemico. Il tenente iracheno mi fa: vedo il cecchino, lo vedo. E io: sparagli. Aveva il Kalashnikov in modalità raffica. E così non consente un tiro preciso. Così lo ha regolato sul colpo singolo.
tornato indietro, ma non lo vedeva più. E in quel momento, il cecchino sapeva che eravamo lì. Ora eravamo noi il bersaglio. Prima teneva sotto tiro quelli sulla torre, ora mirava a noi. Il cecchino nemico è ancora vivo e tiene sotto tiro la torre della cisterna. Per i soldati iracheni intrappolati lassù, la situazione è drammatica. Finalmente, il tenente colonnello Riley decide di passare all'azione. Ho riposizionato il mezzo e sono andato a parlare con il comandante iracheno dicendogli di seguirmi. Poi siamo saliti sulla torre. Ero arrivato a metà quando anche gli uomini a terra hanno iniziato a salire. Alla fine, con la giusta motivazione, anche i soldati iracheni si erano convinti a farlo e l'hanno fatto. Ma è troppo tardi. A quel punto, entrambi i soldati iracheni colpiti sulla torre erano già morti. Ora il sergente Cole può vedere chiaramente il cecchino. Ho dato disposizione al granatiere, armato di lanciagranate M204 da 40 mm. Appena fossimo arrivati in cima al tetto e fossimo stati visibili, sarebbe partito il fuoco di sbarramento. A quel punto avrebbe avuto luce verde per sparare due granate nel covo del cecchino e ucciderlo. Non ci ha dato più problemi. È la fine. La battaglia del 31 agosto è durata 12 durissime ore. Il bilancio è di una trentina di morti tra gli insorti, due tra gli americani, più altre vittime tra i soldati iracheni. Durante i 30 giorni che seguono lo scontro alla torre della cisterna, il terzo ACR restringe il campo di azione degli uomini di al-Zarqawi a Tal Afar. La priorità, ma anche la cosa più difficile, era ora stabilire una rete di sicurezza nella città in modo da renderla permanente per gli abitanti. Ora il terzo ACR si concentra sull'organizzazione di una rete di caserme per la polizia e l'esercito iracheno. Prima di quell'operazione era impossibile reclutare poliziotti in città. Le loro famiglie erano minacciate. I terroristi dicevano: se tuo figlio entra nella polizia, ammazziamo tutta la famiglia. Dopo l'operazione, una volta liberata la città dal terrore, abbiamo arruolato e addestrato 1700 poliziotti. Poi arriva il momento della verità. Le elezioni del 15 ottobre sono sempre più vicine. L'esercito e la polizia irachena iniziano a reinstaurare un minimo di sicurezza a Tal Afar. Intanto il terzo ACR contribuisce a far ripartire l'economia locale. Era importante per noi sfruttare la scia dell'operazione militare per mostrare che c'erano miglioramenti immediati e tangibili nella sicurezza. Era un modo per riaccendere la speranza nella gente. I bambini tornavano a giocare in quegli stessi posti che erano stati bersagliati dai mortai dei terroristi. Lungo le strade si vedevano mercatini, gente che comprava cibo. Sembrava una città vecchia come tante. E gli interventi proseguivano. Si ripristinava l'elettricità, l'acqua corrente. Ma a Tal Afar, come in gran parte dell'Iraq, la situazione resta critica. Gli abitanti di questo angolo martoriato del paese andranno a votare il 15 ottobre? O peserà di più la minaccia di Al-Qaeda? Okay.
In Iraq le elezioni si avvicinano. Per gli americani e le forze regolari sarà un banco di prova nella lotta contro il terrorismo. Insieme all'esercito iracheno e alla polizia preparavamo il referendum del 15 ottobre. Per contrastare la pacificazione dell'area, i terroristi hanno lanciato un paio di attacchi suicidi. Ogni attentato ha fatto una ventina di vittime e 30 o 40 feriti. Al momento al-Zarqawi è ancora vivo e la minaccia degli attacchi dei terroristi si fa sentire. Ma il 15 ottobre i cittadini di Tal Afar votano in massa. Per il terzo ACR e i suoi alleati, questo 85% di votanti è di per sé la conferma che la missione a Tal Afar è stata positiva. Dal cielo vedevamo un grande movimento in diversi quartieri. La gente andava ai seggi elettorali, camminava per strada senza timore di rappresaglie. Era uno spettacolo confortante, anche se era solo una piccolissima parte dell'Iraq. Vedevamo i risultati della nostra attività. Le secolari rivalità religiose tra sunniti e sciiti contribuiscono a tenere alta la tensione a Tal Afar come in tutto l'Iraq. Ma per restituire un futuro alla città, le due comunità devono cominciare a parlarsi. Quello che dovevamo fare era costringere i sunniti e gli sciiti a incontrarsi. All'inizio, gli esponenti di entrambe le comunità temono per la loro sicurezza. Chiedono con insistenza agli americani di fornire scorte armate ai convogli. Ogni volta che c'era un incontro dovevo scortare quelli che si spostavano. Alla fine di settembre hanno cominciato ad incontrarsi di loro iniziativa e a scambiarsi inviti. Le divisioni etniche e confessionali destabilizzano ancora l'Iraq, rendendo missioni come questa ad altissimo rischio. Per operare in modo efficace, il terzo ACR ha dovuto imparare ad orientarsi in un difficile contesto culturale. Il colonnello McMaster, decorato con la stella d'argento nella prima guerra del Golfo, ha anche conseguito un dottorato in storia alla University of North Carolina. Si è battuto perché, insieme al rigoroso addestramento, gli uomini impegnati nella stabilizzazione del paese ricevessero un'informazione completa. Ci sono certe capacità operative che devi ovviamente padroneggiare quando entri in azione come corpo armato. Ma oltre a questo è importante comprendere la storia e la cultura peculiari di questa regione. Solo così puoi capire le divisioni etniche, tribali, la dinamica delle tensioni confessionali e il modo in cui il nemico le sfrutta per scatenare la guerra civile. Per prepararmi ho scelto un libro dalla lista fornita dal colonnello McMaster. Era un testo di storia del Medio Oriente. Mi ha aiutato a capire la mentalità degli arabi, il loro modo di vedere il mondo, che è molto diverso da quello di noi occidentali. Se non ti sforzi di capire, difficilmente riuscirai a fare il tuo lavoro qui. Più impari sulla cultura del paese, meno problemi avrai. Sono proprio i malintesi che minano la fiducia ed instillano la diffidenza. Questo approccio ha ragioni pratiche, non solo ideali. In un ambiente dove è forte la guerriglia, diventa fondamentale comprendere gli effetti collaterali di ogni tua azione, perché ciò che oggi può sembrare produttivo dal punto di vista militare può rivelarsi invece un grosso svantaggio a lungo termine. Quando me ne sono andato, sentivo di aver aiutato quella gente. C'erano quei bambini di cui neanche sapevo il nome. Il fatto che ora possano andare a scuola e ricevere un'istruzione mi fa sentire fiero di me. Forse un giorno uno di loro sarà presidente dell'Iraq.